Un saluto ai nostri telespettatori. L'approfondimento di oggi è dedicato all'ambiente, in particolare al fiume Sarno, allo stato di inquinamento, o meglio allo stato di salute del fiume e dei territori circostanti. Nei nostri studi abbiamo ospite Luca Pucci di Legambiente, che ringrazio per essere qui con noi per Grazie a voi. discernere un attimino della, io direi anche dello stato di salute dell'ambiente in generale, di questa provincia, ma non solo, nelle aree particolare che vengono attraversate dal fiume Sarno, un fiume killer ribattezzato per certi aspetti. Fin quando rimarrà lo stato di inquinamento, non potremmo dire diversamente. Purtroppo i passi in avanti sono molto lenti, non si è fatto granché nonostante i mega progetti che sono stati messi in campo e anche gli investimenti che sono stati fatti. E allora io le chiedo innanzitutto le condizioni reali di questo fiume. Voi avete monitorato, continuate a farlo, anzi avete istituito addirittura una goletta per il fiume, la cosiddetta la goletta verde che in genere gira per i nostri mari, l'avete catapultata come progettualità sul fiume Sarno. A che punto siamo? Qual è la situazione reale? Poi vedremo insieme poi le conseguenze. Allora, questo è il secondo anno che facciamo delle analisi su tutto il bacino del Sarno, partendo dalle sorgenti di Solofra fino all'arrivo a mare a Castellammare. E diciamo, i risultati di quest'anno confermano un trend purtroppo ancora critico, ancora preoccupante per il nostro fiume e per il suo bacino idrografico. In particolare quest'anno abbiamo divulgato i dati che riguardano alcuni inquinanti, in particolare quelli legati alle sostanze cosiddette nutrienti, cioè azoto, fosforo e sostanze organiche. E diciamo, questi dati confermano ancora un inquinamento molto significativo che diciamo, è legato sia alle attività di tipo industriale che alle attività di tipo agricolo che hanno un impatto significativo sul fiume, oltre alla mancanza del trattamento fognario dei reflui civili che ha un ulteriore peso. A questi dati vanno poi aggiunti i dati di inquinamento da metalli pesanti che non sono stati ancora divulgati ma che lo saranno a breve, che si confermano purtroppo ancora dati molto preoccupanti e che sono in linea con quelli che sono anche i dati dell'ARPAC degli ultimi 10 anni, per cui diciamo, le concentrazioni di metalli pesanti, in particolare rame, cromo, zinco e alluminio, sono ancora a livelli di soglia non tollerabili per un fiume. Quindi diciamo, il lavoro è ancora lungo, si vede qualche piccolo miglioramento in alcuni tratti, ma diciamo, è ancora troppo poco per un territorio che sta soffrendo da decenni. Ecco, la presenza ancora di questi metalli pesanti che hanno delle conseguenze poi dirette o indirette sulla salute umana, è una presenza che è articolata sotto varie sfaccettature. Abbiamo innanzitutto un problema a monte, che è quello legato alla Solofrana. Di recente anche iniziative importanti sono state fatte rispetto alla necessità di svegliare le coscienze di chi inquina particolarmente questo corso d'acqua, versando direttamente sostanze che vengono utilizzate probabilmente nella lavorazione di attività industriali e sversandole direttamente in questo fiume. Quindi non c'è una coscienza vera e propria rispetto alla necessità di tutelare l'ambiente che ci circonda. Non c'è ancora, diciamo, una consapevolezza dei rischi reali che stiamo concretizzando attraverso questo tipo di azioni. Credo che sia aumentata molto la sensibilità e, come dire, diciamo, quello che avviene anche a livello di social, diciamo, è una dinamica sicuramente positiva perché suscita un interesse sempre più importante, un interesse che forse qualche anno fa non si registrava. Eppure, come dire, l'emergenza Fiume Sarno parte da lontano. Nel 1995 lo Stato italiano ha deciso che c'era una criticità, per cui sono stati stanziati fondi molto importanti, centinaia di milioni di euro, sono state realizzate opere, sono stati dati poteri straordinari ad un commissario che di fatto ha sostituito le amministrazioni locali che non sono stati per anni capaci di gestire il territorio. Quell'esperienza, che sicuramente ha dato dei frutti, è stata però,
non completata e forse anche rimossa dalla memoria collettiva. Cioè, sembra quasi che il problema sia nato adesso. Il problema nasce da molto lontano e è da lontano che non si è riuscito a costruire una consapevolezza delle amministrazioni e una capacità delle amministrazioni di governare questi processi. E dall'altro canto, la società civile oggi, diciamo, ha una risposta degli anticorpi più forti, anticorpi che forse non sono stati messi in campo in maniera adeguata negli scorsi anni per denunciare, le situazioni di illegalità diffusa. La Solofrana a monte e poi tutto il resto man mano lungo il percorso che è ancora un mix, non sono entrati a regime gli impianti di depurazione laddove costruiti né i comuni si sono ancora adeguati. C'è una situazione che qualche anno fa pensavamo si potesse poi risolvere nel corso del tempo, proprio per la progettualità che era stata messa su, ricordiamo anche il commissariamento del fiume stesso per dare quel carisma di straordinarietà alla situazione e cercare di trovare una via d'uscita. I mega impianti di depurazione, i grossi impianti e poi la necessità di allacciare i collettori delle città. Sembra però che i comuni siano proprio gli ultimi, il fanalino di coda, quello che non si è adeguato ancor più al progetto in sé. Ma allora, io credo che, come dire, il commissariamento abbia avuto degli aspetti positivi, perché diciamo comunque ha sbloccato delle opere che erano necessarie da anni, ma dall'altro lato forse ha deresponsabilizzato le amministrazioni locali che non hanno adeguatamente compreso il passaggio di consegne che era avvenuto col termine del commissariamento. Anche se, diciamo, per quanto riguarda la realizzazione dei collettori in particolare, la responsabilità è ancora in capo alla Regione, all'Arcadis che ha ereditato i procedimenti del ex commissariato Fiume Sarno, insomma del generale Iucci. Per cui lì, come dire, ci sono ancora delle lentezze da superare, degli interventi che erano stati già predisposti da completare. I comuni, diciamo, hanno una responsabilità importante che è quella che gli viene dalla legge regionale sull'autorizzazione e il controllo degli scarichi in acque superficiali. E credo che su questo aspetto non ci sia l'adeguata competenza da parte dei comuni per poter far fronte a questa situazione così delicata. Credo che, diciamo, questo passaggio delle competenze dalle province ai comuni per le autorizzazioni allo scarico e il passaggio dal regime straordinario del generale Iucci ad un regime ordinario, queste due fasi sono coincise temporalmente e probabilmente non sono state comprese appieno dalle amministrazioni, per cui credo che sia necessario riprendere con il vigore forse dell'epoca di Iucci questo tipo di problematica e questo tipo Se di. non altro, io ricordo l'epoca del generale Iucci quando gli enti locali venivano bacchettati un giorno sì e l'altro pure a realizzare gli impianti che erano previsti dal progetto. Oggi questo non accade più. Voi anche per una serie di competenze infinite, ha fatto riferimento all'Arcadis che inizialmente nasce come altro organismo, questa agenzia regionale, che potrebbe anche avere un ruolo di coordinatore, che non ha però sostanzialmente dei vari enti che sono preposti, ciascuno per le sue competenze. Insomma, il solito panettone all'italiana, per dirla in termini anche natalizi, dove ognuno va per la sua strada senza individuare un unico filo conduttore che poi deve portare al disinquinamento. Ognuno si scrolla le spalle, anche gli enti stessi, come le diceva, i comuni. Per certi versi inadeguati, per altri dove manca proprio la volontarietà di uniformarsi. Sì, allora per quanto riguarda gli impianti, volevo solo fare una precisazione che gli impianti previsti dal progetto, diciamo, Iucci sono stati completati tutti quanti, per cui diciamo, gli impianti esistono e Parliamo degli impianti di impianti di depurazione, depurazione, quelli. sì, e quindi diciamo, il recapito finale esiste, quello che manca ancora sono fognature e collettori, quindi gli impianti, diciamo, sono ancora sfruttati al 60%.
Per quanto riguarda gli enti, sì, è assolutamente così. Tra l'altro abbiamo una quantità di enti, parlando, diciamo, della gestione del fiume, che poi, diciamo, è un argomento particolarmente complesso. Abbiamo il consorzio di bonifica, abbiamo l'autorità di bacino, abbiamo il genio civile, abbiamo l'ente parco. Abbiamo tutti enti che però afferiscono ad un unico ente sovraordinato che è la Regione. E in questi mesi, diciamo, abbiamo anche visto una conflittualità tra questi enti, anche per piccoli interventi di manutenzione sul fiume. E diciamo, questo credo che non sia più tollerabile. Abbiamo bisogno di una cabina di regia regionale più chiara, con un indirizzo politico più chiaro. Credo che come dire, la nuova amministrazione regionale debba intervenire in maniera un po' più decisa su questi temi, chiarendo anche qual è la sua posizione, perché diciamo, il dibattito degli ultimi 2 anni si è molto concentrato sul grande progetto Sarno, anche in funzione quindi degli interventi per la minimizzazione del rischio idraulico. Quindi anche in termini elettorali diciamo, il PD aveva preso una posizione molto critica nei confronti del grande progetto Sarno che in qualche modo era portato avanti dall'amministrazione Caldoro. Oggi rispetto a questo Quello che prevedeva progetto, le vasche, per intenderci. sì, oggi rispetto a questo progetto, come dire, dove insomma, credo che ci siano ancora delle criticità da affrontare, però non si è capito bene qual è l'indirizzo. Quindi credo che siamo in una situazione di limbo rispetto a quella che è la visione per il fiume Sarno della Regione, che è auspicabile che si esca da questa situazione di limbo e venga fuori qual è la visione della Regione. Intanto l'Arcadis di recente ha inviato una relazione ai comuni dove scarica su di loro alcune responsabilità, forse anche giustamente, e li mette di fronte alla mancata attuazione in alcuni versi, in Dei alcuni casi, controlli, anche delle reti, delle reti anche delle fognarie. reti fognarie. Sì, e diciamo che l'Arcadis ovviamente fa la sua parte, nel senso che richiama quelle che sono delle competenze che la legge al momento assegna agli enti locali e quindi diciamo, da questo punto di vista, dal punto di vista formale non le si può eccepire niente. Dal punto di vista sostanziale però l'Arcadis sicuramente in questi anni non ha avuto la stessa solerzia che ha avuto il commissario Iucci nel completare alcune opere. Credo che sia, come dire, una struttura importante della Regione Campania, insomma, avere un'agenzia per la difesa del suolo è sicuramente una conquista per una regione così a rischio come la Campania, però insomma, è un'agenzia che forse in questi anni è stata oberata da molta attività, Altre competenze, altre insomma. competenze, come dire, L'Arcadis nasce per Sarno, per la città di Sarno, per gli sì, eventi alluvionali di diciamo, Sarno. adesso sta gestendo anche la parte amministrativa di grandi progetti sulla depurazione di altri territori, come dire, quindi è diventata un po' l'agenzia operativa della regione per la spesa dei fondi comunitari, che sicuramente, come dire, è importante che ci sia un'agenzia operativa, però forse questa concentrazione di competenze Esatto. sta rallentando la sua Non opera. è un ente dedicato, così come accadeva invece per la struttura commissariale del generale Iucci. Probabilmente si sarebbe dovuto pensare diversamente, di completare prima il progetto e poi di smettere il Sì, tutto e farlo assolutamente. passare a regime ordinario, anche perché mancava veramente poco ed è un'ulteriore occasione persa. Quindi bisognerebbe adesso raccordare e coordinare gli interventi, ma anche con la buona volontà dei comuni che devono metterci la loro. E ovviamente ritorniamo al discorso delle coscienze, perché sembra che in alcune situazioni anche le stesse industrie che sversano nel Sarno, pur essendo dotate di impianti di depurazione, quindi
essendo a norma, in realtà poi approfittano per risparmi economici che sono anche notevoli e diciamo, inquinando ancora più questo fiume. È un problema collettivo anche perché le ripercussioni ci sono tutte, gli ultimi dati allarmanti, io dico estremamente allarmanti, parlano di una percentuale del 30% in più rispetto alle altre regioni di patologie tumorali in Campania. Quindi questo da qualche parte deriva, non è solo la Terra dei Fuochi, perché la Terra dei Fuochi è comunque un territorio circoscritto, ma è tutto il contesto. Lei in particolare ha effettuato una ricerca del stato di inquinamento, credo, di questo corso d'acqua negli ultimi 30-40 anni. Che cosa emerge nel corso degli anni? Perché è interessante poi Sì, seguire l'evoluzione. noi abbiamo con l'Università di Salerno, con il gruppo di ricerca della professoressa Lofrana del Dipartimento di Scienze Chimiche e Biologia, abbiamo analizzato i dati presenti in letteratura e i dati ARPAC disponibili degli ultimi 10 anni. Dai dati ARPAC degli ultimi anni si conferma, come dicevo appunto prima, un inquinamento della qualità delle acque significativo. Mentre tutta una serie di studi che diciamo, hanno analizzato diversi aspetti, alcuni hanno analizzato l'inquinamento dei suoli, altri hanno analizzato quello che è il livello di inquinamento dell'aria e alcuni dati diciamo, di tipo epidemiologico, confermano sicuramente che il livello di inquinamento del bacino nel suo complesso è paragonabile a quello dei bacini più inquinati al mondo. Quello che viene fuori da alcuni studi, diciamo, anche del CNR, in particolare anche quello che il lavoro svolto da un ricercatore nocerino, De Prisco, è sicuramente la presenza sia nei capelli che in altre parti del corpo che sono state analizzate di sostanze che sono accumulate, soprattutto nei bambini. E quindi questo sicuramente è un segno preoccupante della pericolosità dell'ambiente nel quale viviamo. D'altro canto, è stato fatto uno studio sugli alimenti che diciamo, non sempre, come dire, è allarmante, nel senso che la capacità di accumulo delle sostanze alimentari non è la stessa per tutte quante. Per cui, come dire, quello che sicuramente viene fuori è che c'è un quadro frammentato nel quale ci sono una serie di segnali allarmanti e preoccupanti che vanno tenuti sotto controllo. D'altro canto, diciamo, dobbiamo evitare degli allarmismi eccessivi, perché non è così scontato che poi ci sia un passaggio nella catena alimentare. Ed è proprio su questo, secondo noi, che va, come dire, focalizzata maggiormente l'attenzione. Cioè, noi abbiamo bisogno di dati che ci permettano di dire quello che è contaminato e allo stesso tempo ci permettano di dire che quello che non è contaminato lo può essere tranquillamente assunto dalle persone. E peraltro, diciamo, l'altro aspetto su cui noi teniamo molto è che in realtà il nostro territorio è molto vario e, diciamo, all'interno di questo territorio così vario, oltre a queste criticità così forti, esistono delle eccellenze. E queste eccellenze sono un patrimonio da tutelare e che creano innanzitutto una qualità della nostra vita come cittadini di questo territorio e rappresentano poi un potenziale economico già valido in questo momento, ma che si potrebbe ulteriormente sviluppare. Infatti avete di recente avviato un'iniziativa anche in collaborazione con le strutture presenti sul territorio rispetto proprio alle eccellenze. In questo caso avete comunque effettuato una sorta anche di ricerca degli alimenti che rimangono intatti e mantengono la loro salubrità? Sì, allora noi ovviamente ci riferiamo a quelli che sono i dati disponibili e chiediamo ovviamente che ci siano maggiori dati disponibili, maggiori controlli. Noi abbiamo fatto la scorsa settimana un'iniziativa con l'Istituto Professionale Agricolo di Angri che abbiamo chiamato La sfida della qualità nel bacino del Sarno. Cioè quello che secondo noi, ma insomma anche secondo una buona parte del mondo imprenditoriale, quello sano,
è necessario fare è una sfida della qualità. Sfida della qualità vuol dire produrre con standard molto più alti, sia le produzioni industriali che le produzioni agricole, il cui impatto viene spesso sottovalutato. Però abbiamo bisogno di un'industria di qualità e un'agricoltura di qualità. Esistono già delle aziende che hanno capito questo e stanno investendo su questo. Penso alle aziende che lavorano con il pomodoro San Marzano, cooperative come Danicop, piccole realtà agricole come Montoro Erbe, come Gaia che produce cipolla ramata di Montoro. Penso a tutto quello che è l'eccellenza di quello che è comunque un territorio che rientra nel bacino del Sarno, quindi Gragnano, la pasta, il vino. Penso a tutti i prodotti del Vesuvio, dove ci sono tante DOP e tanti IGP. Ecco, quello che diciamo, noi pensiamo debba essere messo a sistema nella visione regionale è il fatto che esiste un comparto agricolo importante, esiste un comparto industriale altrettanto importante, ma queste due gambe dello sviluppo economico devono lavorare insieme, devono lavorare insieme avendo una visione chiara di quello che oggi la tecnologia permette di fare, quindi vuol dire investire di più, vuol dire probabilmente avere anche dei costi di produzione maggiori, ma noi dobbiamo andare verso la qualità, non la quantità e il guadagno marginale. Dobbiamo andare verso un territorio che sia capace di tutelare se stesso e di promuovere se stesso. Anche perché le eccellenze ci sono, non è un territorio desertificato, anzi è un territorio che ha vissuto anni d'oro con l'agricoltura, ancora oggi il pomodoro che ha il marchio, il pomodoro italiano, si intende pomodoro San Marzano. Io sentivo proprio di recente anche alcuni servizi sulla qualità del cibo italiano, il pomodoro l'unico menzionato era proprio il nostro San Marzano. San Marzano è una località del nostro agro-nocerino sarnese, quindi un motivo di vanto e di fierezza che andrebbe però perpetuato. Ormai pomodoro qui reale non ce n'è più, andrebbero valorizzate tutti quei prodotti che ormai sono di nicchia, perché anche il pomodoro San Marzano che viene coltivato rappresenta quella nicchia importante, così come gli altri prodotti dell'agricoltura. Però se non si tutela l'ambiente, se non si disinquina soprattutto un corso d'acqua che comunque anche per la falda acquifera va ad irrorare i nostri campi, e allora è un discorso che non potrà più tenere alla lunga sulla qualità e sulle eccellenze, a meno che non parliamo di altro. Nella zona pedemontana abbiamo fatto riferimento al Corbarino, insomma, gli altri prodotti che sono più nella zona a monte, ma rispetto a quella del fiume Sarno, realmente. Sì, chiaramente lì le preoccupazioni sono maggiori, però diciamo, sono preoccupazioni che vanno investigate. Cioè, diciamo, come chiunque di noi, come dire, ha qualche problema di salute, purtroppo insomma, nelle nostre famiglie, come dire, insomma, i casi di preoccupazioni per la salute sono sempre maggiori e sempre più gravi. Però diciamo, il primo passo è avere una consapevolezza. Perché diciamo, non sempre poi, come dire, dei segnali di preoccupazione per fortuna sono così gravi, o laddove ci sono dei segnali di preoccupazione è possibile intervenire. Quindi diciamo, per poter intervenire bisogna conoscere, per poter valutare la gravità. Oggi diciamo, c'è una preoccupazione diffusa che è giusta, ma che richiederebbe un maggior approfondimento per distinguere quello che è veramente grave da quello che non lo è. E a proposito di sensibilità e di coscienze, di recente, qualche sera fa, avete tenuto una cena che era finalizzata soprattutto ai progetti che state mettendo in campo. Anche qui era davvero una raccolta fondi, ma in realtà mirava proprio alla sensibilizzazione delle problematiche ambientali. È andata bene. È andata molto bene, come sta andando bene la promozione di questo nostro progetto che abbiamo chiamato Torniamo alla Fonte, quindi diciamo evocativo, di riqualificazione di un piccolo tratto di lungo fiume in località Foce, appena fuori dal Parco dei Cinque Sensi. E
Ed è un tratto di lungo fiume, questo diciamo per riallacciarci a quello che dicevamo prima, che era stato sistemato proprio con un intervento del generale Jucci. A distanza di pochi anni, diciamo, è stato vandalizzato, è stato sicuramente non curato bene. Ora noi proponiamo un piccolo intervento che ha un valore simbolico, ma il senso è quello, laddove si spendono risorse pubbliche. Queste risorse pubbliche servono per realizzare delle opere che sono di tutti e dobbiamo averne cura, perché è evidente che, come dire, se si vandalizza una panchina, se si distrugge un lampione, se si buttano dei rifiuti in un'area che è riserva integrale dell'ente parco, è evidente, come dire, che il problema non sono solo gli industriali che inquinano, Un ma problema di è un tutti. problema di tutti. E quindi, come dire, noi vogliamo sensibilizzare da un lato, dall'altro vorremmo, come dire, che ci fosse un amore e un orgoglio maggiore per un territorio che ha ancora delle bellezze che resistono. Penso ovviamente alle sorgenti del Sarno, che tutte e tre diciamo, sono in diverso modo sicuramente un patrimonio di bellezza da curare. E forse, come dire, conoscendole e vivendole di più, forse, come dire, avremmo anche più attenzione per quelle che sono le problematiche a monte, e capiremo che queste problematiche a monte hanno distrutto una parte importante di territorio che era come quelle sorgenti. Quindi, come dire, ritornare a quelle sorgenti per noi ha un valore simbolico, ma comunque concreto. Torniamo alla fonte, ha anche un video di Sì. sensibilizzazione. Io volevo vederlo insieme a lei e proporlo ai nostri telespettatori. Allora, andiamo a vedere se la regia è d'accordo. Dunque, il punto di partenza è l'idea che questo luogo rappresenti una riserva naturale di rara bellezza e che questa bellezza appartenga a tutti. La cura del territorio, secondo noi, è un processo che parte dalla cura della nostra comunità, da piccoli interventi che ci riportino sui luoghi per viverli e riscoprirli. E questo tratto di fiume è il punto da cui vogliamo ripartire. Operiamo su questo territorio dal 2009. Il nostro obiettivo è recuperare un rapporto con il fiume. Lo facciamo tuffandoci nel fiume, riscoprendo le tradizioni contadine e analizzando le acque di questo fiume. L'idea è quella di ripristinare il percorso a Santa Maria la Foce affinché diventi un bene comune. Lo vogliamo fare attraverso la cura della vegetazione, il rifacimento dei percorsi e dell'arredo. Lo vogliamo fare anche attraverso un cantiere didattico affinché tutti possano sentire questo posto come un proprio posto, un posto di rara bellezza. Facciamo insieme! Ecco, dunque torniamo alla fonte, facciamolo tutti insieme per questo progetto che è una piccola goccia in un oceano, ma è pur sempre va nella direzione proprio di mettere insieme tutti perché purtroppo non tutti sanno che c'è un'area, quella della foce del fiume, che è disinquinata, che è perfettamente limpida. Noi più volte lo abbiamo anche testimoniato con le nostre telecamere. Insomma, questo fiume che dovrebbe diventare un po' tutto così, un'ambizione, è il nostro sogno, però realmente se si vuole continuare anche a pensare ad un'economia che è basata sull'agricoltura o comunque sull'ambiente che ci circonda, dobbiamo andare ad incidere su quel corso d'acqua. Sì, dobbiamo andare a incidere su questo corso d'acqua, dobbiamo adottare dei pezzi di territorio. Oggi ci sono tante associazioni, anche quelle che hanno organizzato la marcia su Solofra, che stanno facendo comunque un lavoro importante. Se ognuno riuscisse ad adottare un pezzo di territorio, a prendersene cura, sicuramente potremmo arrivare fino a Castellammare, insomma.
Non so quanti anni ci vorranno, però diciamo, noi abbiamo visto in altri territori dove il livello di inquinamento era altrettanto alto dei cambiamenti in pochi anni significativi. Oggi abbiamo gli strumenti, abbiamo la tecnologia, abbiamo anche una consapevolezza diffusa maggiore. C'è bisogno di far rispettare le regole, ognuno deve fare quello che è il suo compito. L'ente parco secondo me lo sta facendo bene, insomma è intervenuto in diverse situazioni. C'è tutto il lavoro di censimento degli scarichi che aveva fatto il generale Iucci, sul quale, come dire, secondo me bisognerebbe ritornare e riaggiornarlo con una competenza, con una cabina di regia regionale. Bisogna poi completare le infrastrutture. Questo, diciamo, non è così impossibile. C'è bisogno però di uno sforzo collettivo maggiore e di una presa di responsabilità di tutti i comparti. Comparto agricolo, comparto industriale e ovviamente il comparto politico. Sottolineato oltre a questo che ovviamente adesso anche la legislazione è un attimo più incisiva con una individuazione concreta dei reati di tipo ambientale che dovrebbe rappresentare un ulteriore deterrente. Forse non è ancora così, però probabilmente... Sì, diciamo, i reati ambientali sono entrati nel codice penale. Questo, insomma, l'applicazione di questa nuova normativa credo possa far capire veramente a quegli imprenditori che in maniera scorretta, fanno concorrenza sleale agli imprenditori sani, che questo loro comportamento mette a rischio anche la loro libertà. Io la ringrazio. Grazie per questo intervento, per questa chiacchierata. Andiamo a guardare insieme questa progettualità che Legambiente ha messo in campo, anche torniamo alla fonte, adotta un piccolo pezzetto di fumo, può essere importante dal punto di vista anche strategico nell'opera di disinquinamento. Se ognuno di noi controllasse un pezzetto di fumo, immaginiamo realmente ad un disinquinamento reale e un intervento serio su un corso d'acqua che appartiene un po' a tutti. Grazie a Luca Bucci, grazie a voi da casa per averci seguito. Arrivederci.